disco Cristina Mengoli, Acqua della Bologna. Mentre nel triplo è in pedana Roberta Montanari dell'Asse Giglio-Rosso Firenze, una SF60. Stacca dalla pedana dei 7 metri probabilmente, o 6 forse. Vediamo la misura di questa atleta, questo suo salto. Atleta toscana, vediamo quanto ottiene, 6,92, quindi siamo alla pedana dei 6 metri. Nel peso ancora lanci di prova, non si accenna ad iniziare la gara. Daniela Rado dell'Atletica Ambrosiana in pedana nel disco per il terzo lancio. Mentre vediamo che hanno fatto il loro ingresso in campo le concorrenti della prima serie dei metri 800 femminili. Daniela Rado, un lancio intorno ai 25 metri. ...24,88 per Daniela Rado. Disco Anna Mascolo della Virtus Castenedolo. ...17,10 per Anna Mascolo, mentre va in pedana Dalia Glinschiene della Roma Atletica. 33,04, lancio precedente. Buona la sua tecnica, ma sembra inferiore al precedente il lancio di questa atleta lituana in forza alla Roma Atletica. Andiamo a presentare la prima serie dei metri 800 femminili che sta per partire, con Gloria Soffritti in corsia, Gloria Soffritti in corsia 2 interna, Rossella Berardi della Roma Atletica, Tiziana Tiberi della SF Macerata, Alice Campion Ideldor Roberto San Biagio, Tiziana Alario della Santa Monica, Maria Teresa Campigotto Liberta San Biagio e Silvana Cattaneo della Atletica Ambrosiana, tutte concorrenti che hanno personali superiori ai 3 minuti in questa distanza. La pedana del disco intanto sta entrando dopo Poliuk, l'atleta che guida la classifica provvisoria con 34,29, Ljubov dopo Poliuk. Finisce, non esce bene il disco, quindi inferiore ai 30 metri questo lancio. Siamo al primo giro. Con Tiziana Alario che sta guidando la gara davanti a Gloria Soffritti della Quadella Bologna, Tiziana Alario della Santa Monica di Misano. Passaggio al primo giro in 1,28 e 25.
rotto gli indugi e si è portata al comando Gloria Soffritti della Quadella Bologna. Soffritti, passaggio ai 600 metri, tallonata da Tiziana Tiberi della SEF Macerata. Cambio secco di ritmo da parte dell'atleta di Macerata. Tiziana Tiberi che viene a vincere questa prima serie dei metri 800 con ampio margine e un gran finale, un tempo abbondantemente al di sotto dei 3 minuti, 2:51.01, davanti a Gloria Soffritti della Acquadella Bologna. E intanto nel disco va in pedana Valtraud Mattedi, che occupa la seconda posizione di classifica fino a questo momento per il suo terzo lancio. È molto buono questo lancio della Mattedi, potrebbe portarla al comando della classifica. Vediamo, seguiamo con attenzione la misurazione di questo lancio, almeno per quanto riguarda la misurazione. Vediamo la misura della Mattedi, 34,61, quindi si porta al comando Valtraud Mattedi della Südtirol Team Club. Sono previste quattro serie nei metri 800 femminili, abbiamo visto la prima con la vittoria della, di Tiziana Tiberi della Macerata. Nella seconda serie avremo in corsia 1 interna, in corsia 1 la portacolori della Segilio Rosso Firenze, Irmgard Krasser. In corsia 2 Raffaella Lanza dell'Atletica Canavesana, in 3 Alba Carboni dell'Atletica San Giovanni, in 4 Elisabeth Moser della Südtirol Team Club, corsia 5 per Edith Lang della Sport Club Meran, in corsia 6 Rosanna Lanziner Barbie della Südtirol Team Club, in 7 Cristina Mannello dell'Atletica Pistoia ed in corsia 8 Roberta Cossovelle della Trieste Atletica. Mentre nel disco si va ad iniziare il quarto ed ultimo turno di lanci. Non vediamo ancora apparire misure, forse sta per iniziare ora la gara nel peso maschile. Pronte dietro i blocchi le 8 concorrenti della seconda serie dei metri 800. L'atleta più accreditata di queste sembra essere Alba Carboni con 2:38.77 e poi Elisabeth Moser della Südtirol Team Club con 2:39.95. Queste sono le atlete più accreditate, ma i tempi di accredito sono tutti lì, siamo nell'ordine dei 2-3 secondi, quindi di tutto può succedere in questa gara. Questa seconda serie. Ecco lo sparo, parte la seconda serie. L'avvio più veloce è quello di Roberta Cossovel in corsia 8 Trieste Atletica, ma anche
Alba Carboni della Dica San Giovanni, Edith Lang, sono tutte lì ancora le concorrenti. Piuttosto decisa l'azione della concorrente di testa, quale ancora non vediamo il numero, ma vedremo tra poco, numero 23, si tratta di Alba Carboni dell'Atletica San Giovanni, Alba Carboni sassarese, si è portata con decisione al comando, alle sue spalle numero 5 e numero 3, vediamo Elisabeth Moser e Edith Lang, due altoatesine. Sembra essersi affievolita la foga atletica di Alba Carboni, che comunque continua a mantenere per il momento la testa con Elisabeth Moser, che sta riducendo il suo distacco dalla concorrente di testa, mentre si è leggermente staccata l'altra altoatesina, Edith Lang. Alba Carboni continua a mantenere la testa della gara quando ci avviciniamo al passaggio dei 600 metri, passaggio di 1,58 circa. Attenzione Moser, Elisabeth Moser che sta passando in questo momento e si porta al comando, molto attiva l'atleta altoatesina, ancora buona la sua azione. Alba Carboni continua, cerca di tenere la seconda piazza che potrebbe essere insediata dall'altra altoatesina Edith Lang. Moser e Carboni che tenta di rientrare sull'altoatesina, ma la gara si conclude con la vittoria dell'altoatesina Elisabeth Moser davanti a Alba Carboni e poi Edith Lang, 2,38,81 per Moser, che migliora quindi il suo primato stagionale. E cominciamo a vedere qualche misura nel tabellone del peso, quindi questo significa che è iniziata anche questa gara. Mentre stanno facendo il loro ingresso in campo le concorrenti della terza serie, che si presentano con personali dai 2,32 ai 2,38, andiamo a vederle nel dettaglio. In corsia 1 c'è Anna Bianco dell'Atletica Leggera Portici, ottimi risultati per lei in età giovanile, ora è passata nel settore amatoriale. Poi in corsia 2 Monia Federici della Santa Monica di Misano, 2,32 e 67, poi Barbara De Luca della Visnova, 2,38 e 32, Lucia Samuelli della Assigil Rosso, 2,33 e 76, Perlina Fusi della Virtus Castelnedolo in 2,36 e 98, Carla Saccucci della Libera Atletica con 2,34 e 81, Mirella Giusti della Insieme New Food Verona con 2,35 e 80 e Chiara Morisi della ASEF Macerata che si presenta con 2,38 e 04. Partita anche questa terza serie. Partita molto decisa, Monia Federici della Atletica Santa Monica di Misano, che
che è subito al comando con, anche con un buon margine di vantaggio. Monia Federici che passa ai 200 metri in 35 secondi, quindi molto più veloce delle serie precedenti l'avvio di questa terza serie. Mentre il peso c'è il lancio di Occhialini, di Luciano Occhialini della quercia Trentingrana. Santa Monica di Misano, che è anche l'atleta che ha il miglior tempo di accredito fra queste in gara. Monia Federici ancora molto attiva, la sua azione, alle sue spalle un terzetto. Federici, passaggio ai 600 metri, in ottimo tempo, 1.54 e qualcosina per Federici, che però sta vedendo il suo vantaggio ridursi sia pur di poco a favore delle immediate inseguitrici. Monia Federici alle sue spalle, vediamo con il numero 8 Lucia Samuelli dell'ACG di Rosso Firenze e poi ancora Perlina Fusi della Virtus Castenedro. Federici Fusi, che ora si è portata in seconda posizione, resiste con i denti. Federici che riesce a conservare qualche centimetro di vantaggio nei confronti di Perlina Fusi e poi Lucia Samuelli. 2:35.89 il tempo della concorrente vincitrice. E c'è l'ultima serie. Mentre avevamo visto in precedenza un lancio molto lungo nel peso, quello di Luciano Occhialini della quercia Trentingrana, lancio superiore ai 10 metri e forse anche agli 11. La quarta serie partirà tra poco, vediamo ora le concorrenti che stanno in questo momento entrando in pista. Mentre Giuseppe Rovelli ha lanciato a 3:86, l'abbiamo avuto poco fa qui con noi, circa un'ora fa è stato qui a raccontarci la sua esperienza, la sua visione di questa atletica amatoriale, che è per la verità una visione molto molto umana, nel senso che lui vede l'atletica proprio come momento di convivenza, momento di rapporti interpersonali. Mentre vediamo seconda serie di lanci con 12:29 Fratellanza Modena. Ancora un lancio superiore ai 10 e anche agli 11 metri. Vediamo la sua misura, ancora 12 metri. 12:19 per Maino. 12:19, quindi. Vediamo la composizione della quarta ed ultima serie, sono le atlete più qualificate. In corsia 1 c'è Stefania Barabino della Atletica Varazze, accreditata di 2:31.70. In corsia 2 c'è Judith Van Eyck della Futura Cagliari sull'Atletica, 2:28.94 il suo tempo di accredito. In 3 c'è Barbara Mancini dell'Atletica dei Gelsi, accreditata di 2:21.34.
corsia 4 per Germana De Renzi, Giovanni Scavo 2000, 2.23 e 74. In corsia 5 c'è Ewa Kepa della Roma Atletica, atleta di origine polacca, 2.31 e 47 il suo tempo. In 6 c'è Licia Dall'Agnola dell'Atletica Insieme in Info di Verona, 2.30 e 58. In 7 c'è Daniela Seppi della Trieste Atletica, 2.32 e 29. Ed in corsia 8 c'è Alessandra Lironcurti della Libera Atletica di Roma con 2.27 e 32 di accredito. Terminata la gara del disco femminile, è in corso di svolgimento in questo momento solo la gara del peso e quella del triplo femminile. Triplo è in pedana Beat Mitterhofer, alto tesina. Un pedana dai 7 metri. Vediamo la sua misura. Qua di sotto degli 8 metri probabilmente per lei. Metri esatti, quindi Mitterhofer 8 metri esatti per l'atleta altoatesina che sfiora il primato personale, che è di 8,26. C'è un buon 10,80 nel peso da parte del numero 35, si tratta di Fulvio Corrente della Trieste Atletica. Sono schierate dietro i rispettivi punti di partenza ormai le concorrenti dell'ultima serie. La quarta, poi seguiranno 5 serie per quanto riguarda il settore maschile. Ancora un salto intorno agli 8 metri nel triplo per Loredana Turreni. Peso ha lanciato Roberto Sadoni della Giovanni Scavo, lancio intorno ai 10 metri. Pronte per la partenza le concorrenti della quarta serie. Quarta serie. Licia Dall'Agnola si mette in evidenza, ma ancora più avanti vediamo per la Giovanni Scavo Germana De Renzi che si porta al comando. Germana De Renzi della Giovanni Scavo 2000, un personale di 2.23 sulla distanza. Molto sgranato il gruppo sotto la spinta dell'atleta della portacolori della Giovanni Scavo 2000, Germana De Renzi. Alle sue spalle con il numero 24 vediamo Stefania Barabino dell'Atletica Varazze e poi col numero 16 c'è De Renzi.
Barbara Mancini che sta guidando davanti a Barabino e De Renzi. Barbara Mancini, 2:21:34 di personale, 600 metri in 1:50 circa, quindi molto buona l'andatura, ancora energia per cambiare ritmo la romana. Barbara Mancini sempre al comando, attenzione a Germana De Renzi che sta tentando di raggiungere la Mancini. C'è un duello tra Mancini e De Renzi e fino all'ultimo metro resiste Mancini. Mancini, De Renzi, ed è Mancini che vince davanti a De Renzi. Barbara Mancini, Germana De Renzi, nell'ordine 2:27:25 il tempo della vincitrice. Bello questo duello finale tra le due concorrenti più qualificate della starting list. Ora seguiremo le cinque serie dei metri 800 maschili. Nel peso siamo arrivati al secondo turno di lanci. Ho lanciato in questo momento numero 25, si sta concludendo il secondo turno di lancio, ha lanciato Silvio Marcelli ed ora andrà in pedana Giuseppe Rovelli. Giuseppe Rovelli, eccolo, lo vediamo nelle immagini, il lancio poco sotto i 4 metri, quello precedente, vediamo quanto riesce a mettere in cascina con questo, supera i 4 metri, 4 e 18 per Giuseppe Rovelli. Inizia il terzo turno di lanci. Mentre c'è la premiazione del salto in alto femminile con la vittoria, con la terza posta di Giulia Lucia Perugini davanti a Sandra Dini, cioè al secondo c'è Sandra Dini, e poi la vittoria per Ingeborg Zorzi del Sport Club Merano SF65 che si aggiudica la vittoria proprio per effetto delle tabelle di compensazione. E mentre prosegue la gara del peso, ancora un lancio superiore ai 12 metri, 12:39 per Antonio Maino, ma ancora migliore mi è sembrato quello, Antonio Maino si è migliorato, ma mi sembra ancora migliore quello di Tarciso Venturi, però mi è sfuggita la misura. Vabbè, andiamo a vedere la composizione della prima serie dei metri 800 maschili. Prima dicevo delle 5 serie, sono i concorrenti in corsia 1 Claudio Mariotti dell'Atletica Pistoia, in 2 Mario Pereira Mieres della Vittoria Alfieri di Asti, in 3 Fulvio Derganz della Trieste Atletica, in corsia 4 per Paolo Gatti della Daini Karate Brianza, in corsia 5 per Bruno Manzetti della Athlon Bastia, in 6 c'è Rinaldo Gadaldi della Virtus Castenedolo, corsia 7 per Luciano Moser e in 8 Marco Ugolini della Sigillo Rosso Firenze. Mentre stanno entrando in campo le concorrenti del secondo gruppo del salto triplo femminile.
e nel peso c'è stato il tirassegno, c'è stato il tirassegno sul segnametri di Franz Cell. Mentre si sta misurando in questo momento il lancio di Roberto De Leo della Puntese di Catania, un lancio superiore ai 10 metri, 10 e 10 per lui. Ancora non sono pronti i concorrenti della prima serie dei metri 800, quindi continuiamo a seguire il peso, la pedana del peso, dove sta per entrare in pedana Roberto Nardini della San Giovanni, della Giovanni Scavo 2000 di Roma. Anche per lui un buon lancio vicino ai 10 metri. Per Triestino. Sta per partire la prima serie dei metri 800 maschili. Marotti, Mieres, Derganz, Gatti, Manzetti, Gadaldi, Moser e Ugolini dalla prima alla ottava corsia. L'avvio più veloce nelle corsie esterne con Mario Pereira, Mieres e Claudio Mariotti, che si portano decisamente al comando della gara. Luciano Moser ha un personale di 2,27 sulla distanza. Il miglior personale in questa gara è quello di Claudio Mariotti. Marco Ugolini all'esterno. Vediamo Rinaldo Gadaldi della Virtus Castenedolo, che ad ampie falcate sta conducendo la gara davanti a Marco Ugolini e passa al primo giro con un tempo di 1:04:13, che non è poi niente male, anzi ha notevolmente aumentato l'andatura in questa fase il portacolori della Virtus Castenedolo M60, quindi Rinaldo Gadaldi potrebbe, un M60 nato nel 1954, quindi 60 anni, sta mettendo in evidenza una straordinaria azione, molto elegante, e passaggio intorno ai 1,35 ai 600 metri dovrebbe garantirgli, salvo un calo improvviso e clamoroso, un tempo inferiore ai 2 minuti e 10. Gadaldi viene accolto dagli applausi della tribuna e va a vincere davanti a Marco Ugolini, che finisce sicuramente più in spinta, ma finisce dietro di una trentina di metri, 2,08:91 per Gadaldi. Al terzo posto lo vediamo con il numero 13, c'è Paolo Gatti, che viene insidiato da Luciano Moser, che lo supera proprio sul finale. Quindi 2:08:90 il tempo del vincitore, un tempo che da tenere d'occhio. Sicuramente si farà di meglio nelle prossime serie, ma non finirà molto lontano, diciamo, Rinaldo Gadaldi, che è un M60, quindi potrebbe anche con questo tempo ottenere un'ottima posizione di classifica. Torna in pedana intanto Giuseppe Rovelli per il terzo lancio. Attenzione al suo lancio. Ah, non era Giuseppe Rovelli questo, no, chiedo scusa, era Emanuele Quattrone della Daini di Karate Brianza, stessa società. Sono stato ingannato dalla maglia,
che quattrone tra l'altro è un M65. Va in pedana per Giorgio Curtolo nel peso della Biotecna Marcon. Attenzione al lancio di Curtolo vicino ai 10 metri. Quindi 2.08.90 la vittoria di Gadaldo. E andiamo a vedere la composizione della seconda serie. Nella seconda serie dei metri 800, in corsia 1 c'è Medardo Corsinotti della 174, Conrad Geiser della Sport Meran, Sport Club Meran, in 3 Dario Gasparo della Trieste Atletica, in 4 Mauro Bazzucchi della Athlon Bastia, corsia 5 per Maurizio Trovato della Roma Atletica, in 6 Orazio Valenti della Dilettantistica Puntese di Catania, in 7 Giovanni Finielli della Tortellini Voltanna Martellago ed in corsia 8 Andrea Vadilonga della Amsicora Cagliari. Sono quasi tutto pronto per la partenza di questa seconda serie. I più accreditati sono con 2.18 Vadilonga e, Trovato, 2.19 e 15 anche per Dario Gasparo. Partita la seconda serie. Gasparo e all'esterno Andrea Vadilonga, sono questi i due atleti di testa quando sono stati percorsi 200 metri. Vadilonga sempre a far l'andatura. Poi Gasparo e poi con numero 30 vediamo Maurizio Trovato della Roma Atletica, che è l'atleta che è il migliore accredito tra quelli in gara. Vadilonga, Gasparo e Trovato. Ora Gasparo che si porta al comando. Dario Gasparo 2.19.15 di personale e Maurizio Trovato che sta guidando l'inseguimento davanti ad Andrea Vadilonga. Ha preso un consistente margine di vantaggio Dario Gasparo della Trieste Atletica, che si avvicina al passaggio degli 600 metri in 1.43, notevolmente più lenta l'andatura di questa serie rispetto alla precedente dove c'è stata la vittoria di Rinaldo Gadaldi. Dario Gasparo Dario Gasparo che continua a mantenere la testa, anzi va aumentando il suo vantaggio, alle sue spalle Maurizio Trovato e Andrea Vadilonga, ma c'è un terzetto che sta rinvenendo. Nel frattempo Dario Gasparo 2.19.27 si aggiudica questa seconda serie. Nel peso siamo al terzo turno di la quarto turno di lanci, abbiamo un 10.49 per
Roberto De Leo, e questo che abbiamo visto era il lancio di Roberto Nardini della Giovanni Scavo 2000, mentre stanno facendo il loro ingresso in campo i concorrenti della terza serie 9 e 89, il lancio di corrente di Nardini, chiedo scusa, mentre Fulvio Corrente da Trieste Atletica ha lanciato al di sopra quasi 11 metri, per lui 10,87 per Fulvio Corrente. Roberto Sagoni ora che sta lanciando, anche lui supera sia pur di poco la fettuccia dei 10 metri. ...10,38 per la portacolori della Giovanni Scavo 2000. Giovanni Cappello Nangano della CUS Palermo. Un M65. Nella terza serie saranno impegnati in corsia 1 Stefano Ubaldini Mori, terza serie dei metri 800, Stefano Ubaldini Mori dell'Amsicora Cagliari, in corsia 2 Orazio Rapisarda della dilettantistica puntese di Catania, Franco Cagliari in 3 per la Sud Tirol Team Club, Raffaele Mungo per la Fratellanza Modena 1874 in corsia 4, Franco Valsecchi della Atletica Ambrosiana in 5, Massimo Cimato della Road Runner, Rinaldi della Tortellini Voltanna Martellago in corsia 8, tutti i concorrenti che hanno personale del 2,14 e 2,17. Luciano Chialini in pedana nel peso, quercia 30 in grana, sembra buono questo suo lancio. Lancio superiore ai 12 metri, vediamo quanto vale. 19 è improbabile. No, intorno ai 12 metri, 11,97 per lui. Parte la terza serie. Mori, Rapisarda, Cagliari, Mungo, Valsecchi, Cimato, Rinaldi, Cestaro dalla prima alla ottava corsia. Più contenuta la partenza in questa terza serie, più compatto il gruppo. Mi sembra, se non vedo male, Franco Cagliari a guidare la gara. Vediamo se il numero 6, si tratta di Franco Cagliari della Sud Tirol Team Club, che guida davanti a Massimo Cimato della Runners Milano Club, poi Raffaele Mungo della Fratellanza 1800. M50 che sta guidando, si è ricompattato il gruppo sotto la spinta di Raffaele Mungo che si è riportato sul fuggitivo, ed ora sono 6 concorrenti tutti in fila, sempre con Cagliari a far l'andatura. Ma Franco Cagliari è un personale di 2,15 e 34, Raffaele Mungo 2,16 e 16. Ora è Mungo che si porta a far l'andatura.
passa anche Massimo Cimatto della Roadrunners Club Milano, ma attenzione al gran finale del numero 37 Gabriele Rinaldi Biotecna Marcon. Gabriele Rinaldi, un M40 della Biotecna Marcon, che va a vincere questa serie con un rettilineo finale irresistibile, 2:14:57 per Gabriele Rinaldi, che si migliora di 2,5 secondi in una sola gara. E abbiamo ancora due serie dei metri 800, mentre sta volgendo rapidamente al termine la gara del getto del peso. Anzi, è terminata in questo momento con il 4,10 della Daini di Karate Brianza, quindi termina la prima serie della gara del getto del peso. Ancora non sono iniziati i salti della seconda serie del triplo femminile. Intanto entrati in campo i concorrenti della quarta serie, che vede tutti i concorrenti con personali dai 2,10 e 2,13. Si tratta di Luigi Ferrari della Olimpia Amatori Rimini in corsia 1, Alessandro Tiffi della SEF Macerata in 2, Giuseppe Prina della Roadrunners Club Milano in corsia 3, Lance Randall Cochrane del Virtus Este Valbona, Fabio Martina dell'Ambrosiana di Milano, Giuseppe Ugolini della Olimpia Amatori Rimini e Filippo Lazzara del Sport Club Meran con 2:13:30. Quindi questo è il tempo più alto fra i concorrenti in questa seconda, in questa quarta serie. Il miglior tempo è quello di Giuseppe Ugolini, 2:10:55, quindi una serie che si preannuncia molto combattuta, proprio perché i concorrenti sono tutti dello stesso livello più o meno. E sembra che stia per iniziare la gara del triplo femminile, infatti in pedana, anzi è già iniziata da un po', in pedana c'è Giuseppina Malerba. Giuseppina Malerba della SEF Macerata, personale di 9,90. Nullo purtroppo il primo salto di Giuseppina Malerba, che sfiora la plastilina e quindi si solleva la bandiera rossa del giudice di pedana. E la prossima ad entrare in gara dovrebbe essere, vediamo chi è, vediamo se nel tabellone appare la prossima concorrente. Si tratta di Deborah Locatelli della Sandro Calvesi, un personale di 9,78. Si misura il salto di Giuseppina Malerba, di Deborah Locatelli, Deborah Locatelli della Sandro Calvesi, che ha appena saltato. Vediamo la sua misura 7,85, quindi la pedana è quella dei 7 metri.
Vediamo se ora entra in pedana con il numero 22 Antonella Sant della Trieste Atletica, 9,54 di personale, mentre sono pronti i concorrenti della quarta serie. Stanno per... Sembra lungo il lancio di Antonella Sant, mentre la quarta serie con all'esterno vediamo che si fanno vedere Filippo Lazzara e Giuseppe Ugolini della Olimpia Amatori Rimini. Con numero 32 al comando Giuseppe Ugolini, davanti a Giuseppe Prina, Ugolini, Prina e poi Ferrari. Numero 02-65, un passaggio che potrebbe portare al di sotto dei 2.10 in questa seconda serie, in questa quarta serie dei metri 800, è sempre al comando Giuseppe Ugolini. Ugolini, Prina, Ferrari nell'ordine. Siamo passati a 1.36 circa ai 600 metri. Giuseppe Ugolini con un paio di metri di vantaggio nei confronti di Giuseppe Prina, che ora passa Giuseppe Prina, cede di schianto Ugolini, Giuseppe Prina e Luigi Ferrari, coppia di concorrenti degli amatori Rimini, ma va a vincere Giuseppe Prina. Giuseppe Prina 2.10.31, migliora di più di un secondo e mezzo circa il suo personale. Mentre continua la gara del triplo e va Francesca Iuri in pedana per il suo secondo salto. Francesca Iuri è una SF50. Buono questo salto di Francesca Iuri. Abbiamo due risultati ufficiali, c'è la classifica, leggiamo le prime tre, della disco donne che vede al terzo posto Ljubov Dovopoliuk con 34,29, seconda Valtraud Matteidi con 34,61 e con 25,12 100 punti di conquista Maria Luisa Fancello dell'Assi Giglio Rosso Firenze, mentre nei 5.000 uomini la vittoria va a Said Boudalia che conquista i 100 punti con 15,19,73. Al secondo posto c'è Dario Rappo che quindi va a bissare il secondo posto di ieri del 1005 con 18,46,29, poi terzo Moreno Martinini della Olimpia Amatori Rimini con 16,34,17. Il 2.10 per il vincitore della serie precedente. Andiamo a vedere la composizione della prossima serie, che sarà quella, tanto un 9,48 nel triplo per Giuseppina Malerba. Prossima serie è con in corsia 1 esterna Vincenzo Andreoli, Biotecna Marcon, accreditato di 2,9,80. In corsia 1 interna Alessandro Iacomino dell'Atletica Pistoia, 2,03,01. In corsia 2 interna Giovanni Agosta del CUS Palermo, 2,06,62. In corsia 4 Francesco Palma della Master Atletica, 2,6,72. In corsia 4 Giuseppe Romeo Daini Karate Brianza, 2,03,40. In corsia 5
c'è Michele Cavallari del Giovanni Scavo 2000 con 2.4.46, in 6 esterna c'è Alfredo Bonetti Virtus Castagnetolo 2.10.42, 6 interna Raffaello Rossi Giovanni Scavo 2000 2.07.35, in corsia 7 c'è Manuel Barbieri della Master Atletica ed in corsia 8 c'è Nureddin Makhloufi della Roma Atletica con 2.06.09. È proprio Barbieri uno dei più accreditati con 2.03.19, 2.03.01 anche l'accredito di Alessandro Iacomino e ancora un 2.03 per Giuseppe Romeo dei Daini di Karate Brianza. Allineati dietro la linea di partenza i concorrenti ed ecco lo sparo, parte la serie sulla carta più forte, fermo restando che come si diceva poi ci sono le tabelle di compensazione. Manuel Barbieri il più veloce a mettersi in moto, Master Atletica subito al comando insieme al compagno di squadra che ora viene superato. Manuel Barbieri comunque sempre a condurre. Manuel Barbieri, alle spalle di Barbieri, vediamo se riusciamo a decifrare il numero 40, 25, 14, quindi Romeo, Giuseppe e Alessandro Iacomino e Giuseppe Romeo sono gli atleti più accreditati. Barbieri, Iacomino e Romeo nell'ordine. Alessandro Iacomino si accoda a Manuel Barbieri e lo tallona in questa fase. I due hanno un vantaggio di una decina di metri nei confronti di Romeo, di Giuseppe Romeo dei Daini di Karate Brianza. Ora si è portato a condurre Alessandro Iacomino e si passa ai 600 metri in 1.33 circa. Iacomino e Barbieri a fronteggiarsi per la vittoria in questa quarta serie, in questa quinta serie. Iacomino, Barbiero che non demorde, sempre in terza posizione Francesco Palma. Iacomino tiene, riesce a tenere la testa, Iacomino, Barbiero, poi ed è Iacomino che con 2.4.32 vince davanti a Manuel Barbiero, poi Francesco, cioè Giuseppe Romeo dei Daini di Karate Brianza, 2.04.31, 2.04.54 per Barbiero, quindi tempi molto vicini per i primi due che si sono giocati la vittoria allo sprint. Terminate le gare del mezzofondo, tra poco inizieranno le serie dei metri 200, sono previste 6 serie per quanto riguarda la gara femminile ed altrettante per quanto riguarda quella maschile. Ora lanciamo uno spot pubblicitario e poi di nuovo qui a seguire le gare in corso sul campo.